Proseguiamo il nostro streaming con la prossima azienda, Manpower. Eccovi qua. Siete già presenti, per cui lascerei subito la parola a voi. Potete condividere lo schermo in basso a destra. Ok, allora, lo vedete? Un attimo solo che ancora no. Allora, vediamo un attimo. Present now e si sceglie o la finestra oppure l'intero. Eccoci qua. Perfetto. Perfetto, ottimo. Benissimo. Allora, Ok, lascio la parola. grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Lara Gagliardini, faccio parte del gruppo Manpower e mi occupo di ricerca e selezione di profili. Io ho una specializzazione in realtà in ambito IT, però in generale, insomma, la panoramica è sempre totalmente ampia. Collegato insieme con me c'è Davide Marani, che è il responsabile della filiale di Manpower di Ferrara. E appunto anche lui poi potrà presentare il suo lavoro, insomma, quello che sono un po' gli obiettivi che abbiamo anche proprio interni alla filiale. E dunque, per quanto riguarda la presentazione, andrei molto rapida perché comunque sono tutte informazioni che potete trovare tranquillamente anche dal sito. Comunque, Manpower, appunto, come detto, è una società di ricerca e selezione del personale a 360 gradi, nel senso che all'interno del gruppo Manpower ci sono varie divisioni, quindi quelli che si occupano, insomma, di profili tecnici, quelli che si occupano di profili invece come quadri, dirigenti, divisioni che si occupano solo esclusivamente di formazione. Quindi, insomma, siamo una multinazionale, quindi per definizione, insomma, siamo molto strutturati all'interno appunto di quello che è il nostro core business. Molto velocemente andrei anche un po' su quelli che sono i nostri obiettivi da un punto di vista di azienda, nel senso che noi viaggiamo un po' con due binari paralleli. Uno, lato azienda, nel senso che siamo consulenti e quindi lavoriamo insieme alle aziende al fine di capire la loro necessità interna e cercare, insomma, di inserire quello che per loro è il talento, quindi quello che stanno effettivamente cercando. Dall'altra parte, invece, lavoriamo con i candidati, quindi con voi che ci state ascoltando, insomma, con tutte le persone che sono alla ricerca attiva di un lavoro perché magari questo lavoro non ce l'hanno o magari come voi, insomma, ragazzi, studenti che si stanno proprio approcciando al mondo del lavoro adesso, o magari figure che un lavoro già ce l'hanno, ovviamente, ma hanno magari voglia di cambiare settore, voglia di crescere da un punto di vista professionale, o magari per motivi privati si devono trasferire, o comunque hanno necessità, insomma, di guardare oltre al loro ruolo attuale. Quindi, ecco, diciamo che l'elemento comune che mi piace sempre definire è quello che è un po' anche il nostro hashtag, no? Crediamo nel talento. Quindi il talento è quello che cerchiamo, il talento è quello che cercano le aziende e tutti noi abbiamo un talento. Di conseguenza, il nostro obiettivo, conoscendovi, ovviamente conoscendo tutti i nostri candidati, è quello di capire ovviamente qual è il talento di ognuno di voi, di ognuno dei candidati che noi intervistiamo e cercare di valorizzarlo sempre al meglio, al fine ovviamente di trovare il match perfetto, quindi trovare il ruolo giusto per quella persona in modo tale che anche l'azienda ovviamente che la ospita sia soddisfatta del nostro lavoro e soprattutto ovviamente del candidato che ha inserito, perché probabilmente appunto un candidato soddisfatto è anche un candidato che difficilmente, insomma, guarderà altro, guarderà, insomma, altre opportunità o altre aziende. Per proprio facilità vi mando anche ovviamente i nostri indirizzi, sia ovviamente l'indirizzo fisico della filiale di Ferrara, sia l'indirizzo email, in modo tale da poterci contattare o se non è proprio il momento adatto, però insomma quando saremo fuori, ecco, da questo periodo è un po' particolare, anche perché la possibilità di venirci a trovare proprio fisicamente in filiale.
E visto che questa mattina siamo stati un pochino lunghi da un punto di vista di presentazione, ci piacerebbe insomma dare maggiore spazio alle domande. Ovviamente ho fatto proprio una presentazione spot senza dare grossi numeri, perché insomma i numeri sono importanti, per carità, però insomma ci piaceva di più il fattore umano, ecco, visto che lavoriamo con quello. Esatto. Allora, innanzitutto grazie per aver parlato un po' della vostra azienda. Ecco, la domanda principale è questa: quanto sono importanti i tirocini? Cioè, voi vedete il tirocinio come un aspetto fondamentale per il passaggio in un'azienda, oppure è un qualcosa del tipo che se uno ha fatto il tirocinio e la tesi magari in un ambito, poi può tranquillamente cambiare ambito senza nessun problema? Allora, parlo io, Davide? No, come vuoi. Possiamo rispondere tutti e due. Esatto. Allora, il tirocinio per noi è fondamentale perché permette di mettere proprio in pratica le conoscenze che una persona ha ottenuto durante ovviamente il suo percorso di studi, che sia ovviamente un percorso in ambito universitario, piuttosto che se una persona magari ha solo il diploma, perché magari è stata all'università e poi non è andata a buon fine. Il tirocinio è un modo per mettere in pratica, quindi è un ottimo metodo all'inizio comunque, ed è un ottimo metodo anche nei momenti in cui si va a presentare ovviamente un curriculum in cui c'è il tirocinio, in cui è stato fatto un tirocinio, perché effettivamente si riesce ovviamente a parlare con una persona che non ha più semplicemente un titolo accademico, ma anche un'esperienza proprio pratica, quindi si può anche raccontare quello che è stato il suo mettere in pratica le competenze che ha acquisito. Sembra a volte insomma che il mondo tecnico su questo può aiutare un po' di più, perché ovviamente il tirocinio è più pratico, ma assolutamente il tirocinio è fondamentale anche per ruoli ovviamente con caratteristiche più umanistiche in qualche modo, perché proprio mette a terra delle competenze. Quindi è fondamentale farlo, anzi io in generale lo consiglio anche sono stata studente universitario fino a poco tempo fa, ecco, quindi lo consiglio anche quelli curriculari, insomma, al posto magari di un esame, insomma, o i tirocini, insomma, che danno dei crediti comunque formativi. Io personalmente l'avevo scelto allora e lo consiglio anche adesso, perché appunto intanto è un primo passo verso il mondo del lavoro. E poi dall'altra parte, insomma, si riesce anche a capire magari quello che una persona vuole fare. Ad esempio, nel mio caso ho capito quello che non volevo fare, perché ho fatto un tirocinio durante il mio percorso ovviamente di studi, sono laureata in economia e l'ho fatto in ambito amministrativo contabile e ho capito che non mi piaceva. E quindi ho finito l'università, ho fatto un percorso diverso. Perfetto. Anche se posso aggiungere due parole, certo, proprio certo. Riprendo il tema del tirocinio, è anche un tema che era stato accennato stamattina in una domanda alla quale forse abbiamo risposto in maniera non troppo diretta. Siccome mi sembra che stamattina aveste chiesto informazioni su proprio come si può entrare in Manpower, ecco, uno strumento per poter entrare in Manpower è proprio quello del tirocinio, nel senso che tra un paio di settimane noi inseriremo sulla nostra filiale una nuova tirocinante che inizierà un percorso formativo di affiancamento. Per i nostri tirocini non servono, diciamo così, non c'è una formazione specifica, ok? Servono delle caratteristiche trasversali, fondamentalmente. E mi riallaccio un po' all'intervento che ha fatto anche l'azienda che ci ha preceduto, alla quale avete chiesto quali sono le caratteristiche per poter entrare in contatto con loro. A noi interessa entrare in contatto con persone proattive, con persone entusiaste, con persone con tanta energia, perché questo è un lavoro che richiede, essendo le skill tecniche si possono imparare. Fondamentale il fattore umano, quello non si impara, quello bisogna averlo, lo si può coltivare sicuramente, lavorare in un contesto organizzativo di un certo tipo può aiutarti a crescere, però devi avere delle caratteristiche tue di base, quindi una buona predisposizione ovviamente al rapporto umano, ma soprattutto tanto entusiasmo, tanta energia. Poi le cose tecniche si possono imparare, quindi uno degli strumenti appunto per entrare in Manpower, al di là di quella che possa essere la formazione, che sia in ambito economico, che sia in ambito umanistico, che sia in ambito magari un po' più strettamente giuridico o tecnico, non c'è una preclusione verso nessun tipo di candidato. L'importante è che ci siano le caratteristiche di cui parlavo prima. Ecco, perfetto. E siccome
giustamente Davide, se possiamo darci del tu, volentieri. Se è andato proprio in un ambito in cui ci stanno facendo altre domande dalla chat di YouTube, bene, io continuerei in questa cosa. Approfitto. Innanzitutto, se nella vostra filiale, e quindi immagino che Andrea Ferri intendesse la filiale di Ferrara, vi sono posizioni aperte in ambito di risorse umane. Mm-hmm. E in generale anche mi chiedevano se c'erano posizioni aperte in ambito giuridico, non specificando la filiale, per cui diciamo all'interno della vostra azienda. Okay. Allora, per quel che riguarda la nostra filiale, in questo momento siamo momentaneamente, diciamo così, non alla ricerca, ma perché? Perché abbiamo inserito una persona con un contratto a tempo determinato da poche settimane e, come dicevo prima, inseriremo un tirocinio. Quindi al momento siamo in una situazione, diciamo così, siamo coperti, però ci sono dei cambiamenti organizzativi in atto, per cui molto probabilmente potremmo avere esigenza di inserire dell'altro personale. Ovviamente il tutto poi è legato alla situazione, come dire, economica generale, che purtroppo non dipende da noi, ma dipende da fattori ben al di sopra delle nostre teste. Però se le cose evolveranno in un senso positivo, in tempi rapidi, come ci auguriamo, potremmo avere esigenza, non dico domani, non dico tra 2 mesi, ma nel corso del 2021 di inserire delle altre persone. Quindi al momento no, però abbiamo fatto 2 inserimenti a strettissimo giro, quindi il nostro è un settore in continua evoluzione, perché poi le persone, una volta che entrano in filiale, qui ci sono, per chi fa selezione e amministrazione personale, ci sono anche la possibilità di percorsi di crescita all'interno dell'azienda. Magari di cambiare ruolo sempre all'interno delle selezioni, oppure di passare ad un ruolo commerciale. E quindi diciamo che le opportunità di ingresso ci sono, quindi al momento no, ma non escludiamo che ci possano essere. Per quel che riguarda la posizione in ambito giuridico, anche qui in questo momento non ci sono, però le abbiamo trattate in passato. Quindi in passato abbiamo avuto richieste di inserimento, spesso con tirocinio, per tornare a un argomento già trattato, all'interno di un ufficio legale o comunque di un ufficio del personale dove era ben vista una formazione di tipo giuridico. Sì, Perfetto. se posso un attimo semplicemente aggiungere, Certo. poi in questo momento specifico la filiale di Ferrara no, però come dicevo prima, noi siamo una multinazionale e siamo davvero presenti in Italia con tantissime sedi, quindi se anche in questo momento la filiale di Ferrara è comunque full in qualche modo, non è detto che la filiale di Cento, ad esempio, che è veramente lì vicino, fra un mese, 2 mesi non abbia bisogno, piuttosto che Modena, piuttosto che Bologna, insomma, siamo davvero presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale e quindi se c'è passione, se c'è la volontà, assolutamente Manpower è sempre aperta a valutare. Ottimo. E invece stavolta hanno fatto una domanda che riguarda se per caso proponete anche dei corsi per completare il curriculum di gente che ha già fatto la magistrale, quindi diciamo parte già da un curriculum abbastanza specialistico, e se voi potete proporre dei corsi per incrementare ulteriormente la specializzazione. Puoi rispondere tu, Lara? Ma allora, diciamo che dipende che tipo di corsi si tratta, nel senso che ad esempio se si tratta di corsi tecnici, eventuali patentini, eccetera, assolutamente noi siamo aperti, insomma, almeno 2 o 3 volte all'anno a fare questo tipo di corsi. Sono proprio dei corsi specifici tecnici. Perché lo facciamo? Perché spesso e volentieri le nostre aziende clienti li necessitano, quindi ovviamente noi, essendo a supporto dei candidati, ma come dicevo prima anche delle aziende, siamo in prima linea sempre nell'individuare ovviamente il corso specifico che può servire alle nostre aziende clienti. Se si tratta di corsi, diciamo, non so, immagino project manager piuttosto che corsi, ecco, più manageriali, sono diciamo dei corsi che noi facciamo, individuiamo insieme in realtà con l'azienda, con la nostra azienda cliente, non diciamo che non li creiamo noi come se fosse, diciamo, un'aula,
ma lo facciamo di specifico insieme a, alla nostra azienda cliente, che magari ci dice: io ho necessità di formare N persone su questo argomento, e allora creiamo proprio dei moduli, e abbiamo anzi proprio una divisione specifica di Manpower che si occupa esclusivamente di formazioni verso le aziende clienti. Quindi i corsi, rispondendo in maniera veloce, i corsi che noi organizziamo proprio totalmente Manpower sono prettamente corsi pratici, tecnici, corsi ecco più manageriali o più ecco di livello ecco impiegatizio in qualche modo, di solito vengono fatti insieme con l'azienda cliente. Non so se Davide vuoi aggiungere. Sì, volevo aggiungere il caso delle Academy, che sono un po' il gerarchiello di Manpower, che sono una cosa diversa rispetto a quello che ha detto Lara, che sono appunto dei corsi di formazione che possono avere contenuti più disparati, possono essere molto tecnici, banalmente, ne abbiamo fatti tanti proprio in produzione per operatori CNC che avevano le basi, che si sono specializzati con un corso di secondo livello, ma li abbiamo fatti anche rivolti a neolaureati. Noi l'anno scorso siamo stati coinvolti in un progetto, e qui mi riallaccio al discorso fatto all'inizio, che Manpower ha 250 filiali a livello Italia e c'è un network con le filiali, per cui dalla filiale di Ferrara abbiamo contribuito alla selezione di neolaureati in economia che hanno fatto un percorso di formazione in ambito commerciale per un'azienda che si trova a Bergamo, okay? Quindi reclutando candidati o del territorio che avevano desiderio o interesse a spostarsi, o piuttosto che andandole a reclutare sulla zona. Quindi il progetto di Academy è un percorso di formazione professionale, diciamo, di secondo livello, cioè per candidati che, appunto, come dicevi tu, hanno già una formazione, quindi anche magari una laurea magistrale, ma hanno pochi strumenti pratici. Si fa proprio una formazione specifica di 2-3 settimane, nello specifico una formazione di tipo commerciale, e lo abbiamo fatto, ripeto, partendo da Ferrara su Bergamo, sostanzialmente. Quindi anche qui mi rilascio un po' al discorso della trasversalità del nostro network. Ottima cosa. E ci chiedono ancora qualcosa riguardante i tirocini. In particolare ci chiedono se aiutate a trovare anche tirocini o parlate solo di lavoro in aziende vostre clienti. No, cioè, chiaro che lo strumento di ingresso per una persona, ecco, diciamo che spesso e volentieri sono le aziende che preferiscono utilizzare lo strumento del tirocinio, proprio perché è un'attività formativa volta appunto a investire sulla persona per cercare appunto di qualificarla e di conoscerla meglio dal punto di vista delle competenze soft. Però non facciamo soltanto tirocini, chiaramente, facciamo anche, anzi, il nostro core business sono la ricerca e selezione e la somministrazione, quindi ci possono essere altre forme di inserimento anche con un contratto da dipendente o diretto, o assunto direttamente, oppure per il tramite dell'agenzia, che è il classico contratto di somministrazione, quello che una volta si chiamava lavoro interinale. Ecco, perfetto. E cambiando un attimo argomento, è chiaro che quando si parla di certe posizioni, insomma, si pensa sempre a quelle che sono delle skill, diciamo, specifiche. Invece, riguardanti le soft skill, quale secondo voi ad oggi è la più importante, se ne esiste una o se ne esistono due o tre che, diciamo, se doveste inserire una persona nel mondo del lavoro di oggi, dovrebbe avere? Allora, vado io, poi vediamo se Davide dice la stessa. No. Allora, le soft skill attualmente sono soprattutto per i giovani, ma in realtà anche per le persone, insomma, che assumono ruoli dirigenziali, l'elemento, penso, più importante che le aziende guardano, che anche noi ovviamente di Manpower guardiamo. A mio giudizio, la soft skill che adesso le aziende considerano fondamentali, che guardano, è la capacità di lavorare in team. Perché? Perché siamo passati da un mondo del lavoro che era molto individualista, quindi io ho il mio compito, porto avanti quel compito, quegli obiettivi, dopodiché finiva lì e passavo magari la palla al mio collega. Attualmente tutto è legato ad un team, se si parla in ambito produttivo, se si parla in ambito di impiegato, se si parla di dirigenti, di quadri, è fondamentale la capacità relazionale, quindi proprio la capacità di relazionarsi con le persone, la capacità di lavorare all'interno di un gruppo di lavoro, perché per me è l'elemento, diciamo, più importante, perché da questo poi si legano tanti altri.
Ovvero, se io sono capace di relazionarmi, sono capace di lavorare in un team, riesco anche a saper sfruttare quelle che sono le soft skill dei miei colleghi. Quindi se ho una persona, ad esempio, che è molto timida ma molto precisa, probabilmente sfrutterò, ovviamente nel senso buono del termine, questa sua competenza ai fini, diciamo, del team, al fine effettivamente di raggiungere l'obiettivo insieme. Se una persona invece è molto brava probabilmente a raggiungere gli obiettivi, probabilmente darò a lui il compito di effettivamente schematizzare tutte le attività al fine di raggiungere quel determinato obiettivo. Per me, insomma, è questo. Poi ovviamente più si cresce ovviamente a livello di ruolo e più le soft skill acquistano sempre maggiore importanza. Però, ad esempio, parlare di leadership su un ragazzo magari di 23-24 anni forse è prematuro, perché magari anche lui deve capire le proprie competenze, deve capire in qualche modo quello che può essere un mondo del lavoro, sapersi conoscere e sapere quali sono effettivamente le proprie competenze. Quindi parlare di leadership, secondo me, su un ragazzo molto giovane è molto prematuro. È ovvio, se si parla invece di ruolo manageriale, forse è importante, perché quello deve fare un po' il manager, quindi deve gestire delle persone, e quindi è fondamentale la sua capacità di essere un leader per le proprie risorse che sono al di sotto. Non so se ho fatto proprio una panoramica, quindi... Visto che il tempo sta scadendo, dico due parole: entusiasmo e umiltà. Perfetto. Umiltà, secondo me, in tutti i ruoli, in tutte le mansioni, comunque bisogna avere delle ambizioni, soprattutto quando si è giovani, bisogna puntare in alto, però secondo me per arrivare in alto bisogna partire dal basso e essere umili. Io vi ringrazio tantissimo della vostra presentazione, del tempo che avete dedicato alle domande, e immagino che, insomma, siamo riusciti, mi sembra di essere riuscito a rispondere più o meno a tutte le domande che ci avevano fatto anche stamattina, che non eravamo riusciti, diciamo, a rispondere. Per cui grazie ancora. Grazie. È stato molto piacere. Grazie Gianluca. Grazie mille. Grazie.